sicuramente una forza di pesca è quella che si definisce pesca responsabile, è quella che se io pesco 100 kg di pesce in un posto, un altro anno deve questo posto essere capace di ridarmi 100 kg di pesce. Dato che questo storicamente è sempre avvenuto e attualmente con diciamo le demolizioni delle imbarcazioni, la diminuzione dello sforzo di pesca sia come cavalli che come kilowatt, sia come tonnellate di stazza, sono diminuite molto e in teoria dovrebbe esserci più pesce. Quindi io non vedrei, chiaramente chiunque toglie qualcosa dal mare ha come si dice, ha una responsabilità nei confronti dell'impoverimento della risorsa faunistica del mare. Però il pescatore in questo caso qua sta diminuendo, ecco, o è un effetto vecchio che si sta scontando adesso, oppure comunque chiaramente la nostra categoria non credo sia responsabile di questo. L'inquinamento a sua volta è molto diminuito, non perché la gente sta diventando tutta brava, ma perché chiudono le fabbriche, almeno nel paese dove abito io, quindi ci saranno degli altri problemi. La pesca non può diciamo, soddisfare il bisogno di consumo di pesce che è sempre in crescita. Diciamo che ormai la pesca è arrivata al limite dello sfruttamento delle risorse e anzi dovrà essere contenuta. E infatti le direttive internazionali sia della FAO che della Comunità Europea sono proprio rivolte a diminuire lo sforzo di pesca e quindi inevitabilmente si sostituirà sempre di più, secondo me, la produzione di pesce con l'allevamento rispetto alla pesca, perché l'allevamento è comunque una gestione, voglio dire, non impoverisco gli stock e cerco di gestire. Ora ovviamente l'allevamento va calibrato perché comunque bisogna fare delle scelte sia progettuali che gestionali che garantiscano la sostenibilità anche dell'allevamento. La pesca in Liguria purtroppo nell'ultimo anno ha avuto notevoli disagi dovuti alle normative comunitarie che ovviamente hanno eliminato alcune tipologie di pesca che per noi erano molto importanti. I pesci comunque periodicamente hanno delle loro stagionalità, hanno delle loro, dei loro ritmi vitali e di conseguenza in alcuni periodi ci sono state anche annate, per esempio che le acciughe non ci sono proprio state. I cosiddetti pesci ritrovati possono essere per esempio i famosi sugarelli, sono proprio tipici dei nostri mari, del Mar Ligure, la leccia stella è un altro tipico pesce, poi abbiamo il tonno alliterato che è sempre della famiglia dei tonni ma è un tonnetto più piccolo, la palamita, sono tutti pesci di altissime qualità organolettiche, appunto economici perché ce n'è veramente tanti nei nostri mari e i nostri pescatori addirittura devono molto spesso, se li pescano, buttarli di nuovo in mare per non farli morire perché il mercato non li richiede. Noi invece vogliamo promuovere queste qualità proprio perché così si aiuta il mare, si aiuta il pescatore e si aiuta il consumatore, quindi diciamo così tutta la filiera. It's difficult, basically because there's more restrictions and more regulations and the prices of fuel are going up, of course, and so we think that if we fish in the traditional way, we use less fuel and it's better, but the restrictions and everything make it hard. So yeah, we are sure that we should have a good future because we have a good profession and we can fish in a sustainable way, but it really depends on the legislation and policy whether we can. Può essere una prospettiva allettante perché è un'attività che comunque se la si fa bene e se si ha le condizioni meteomarine buone può essere anche redditizia. Oltre a questa ci sono diverse attività integrative come per esempio il pescaturismo e il turismo sulle quali stiamo lavorando notevolmente a livello di normativa per poter agevolare i pescatori che appunto vogliono intraprendere questa attività che magari nei periodi di poca pesca possono integrare il reddito anche con queste attività. Quindi proprio collegando turismo e pesca si può far avvicinare i giovani a questa importante realtà. Allora, giovani, io siccome sono un montanaro trapiantato al mare, ho provato l'esperienza di andare con i pescherecci
diverse volte, sia d'estate che d'inverno, ma proprio per curiosità, perché sono diventato amico di tanti marinai, ho conosciuto tante brave persone, un po' bistrattate dalla società, perché magari sono un po' strani, vestono un po' strano, hanno tatuaggi, capelli lunghi. Persone squisite, un po', se volete, rozze nei modi, ma sicuramente persone squisite. E devo dire che il pesce costa poco per la vita che fanno. La nafta costa molto, le barche costano tantissimo e dovrebbero essere aiutati maggiormente, però sicuramente è un lavoro che dà molta soddisfazione. Per cui in questo periodo potrebbe essere interessante. L'importante è che le istituzioni aiutino queste categorie che sono veramente a rischio. Allora, darsi in massa all'acquacultura non lo consiglierei, perché comunque può crescere, però non credo che possa presentare delle prospettive poi di sviluppo tali da garantire grosse impieghi, però per chi ha passione, per chi è veramente motivato, perché a chi piace il settore, che penso che sia una cosa che possa dare soddisfazione. Noi recentemente abbiamo assunto due ragazzi giovani che si sono laureati da poco, che avevano una specializzazione proprio in scienze ambientali marine. For young people, I know nowadays there is not many young people learning how to fish, so it's just, you know, it's, we call it sometimes yeah, fishing is only for old people. And but I think there should be a good perspective, but then really we need a government and policies that help young people to give them a future.